E ciao a tutti, in questo video vedremo come poter ottenere il trofeo nascosto Migliori Amici. Vi informo che per ottenere questo trofeo dovremo completare il favore Istinti Animaleschi. Nel video che seguirà vi mostrerò come attivare questo favore e come poterlo portare a termine. Detto ciò ragazzi, prima di lasciarvi al resto del video vi ricordo che sul canale è presente una playlist dedicata a guide, aiuti e soluzioni per God of War Ragnarok, quindi come sempre vi invito a visitare il canale, mettere mi piace al video se vi è stato di aiuto, ma soprattutto anche a scrivere qua sotto nei commenti se avete bisogno di altri aiuti. Detto ciò ragazzi, passiamo a vedere proprio dove attivare questo favore. Come potete vedere, ci troviamo a Midgard. Vi avvicino anche la visuale per comprendere meglio il punto esatto. Una volta raggiunto questo luogo, troverete delle tracce di sangue. Dovremmo raggiungere proprio quel punto. Per poterlo fare, dovremo passare da questo lato. Successivamente, come vedrete, sbloccheremo una nuova zona legata ai banditi. Sarà proprio questa zona nascosta, come potete leggere, Fortezza dei Banditi, ad attivare il favore. C'è inoltre la possibilità che, se andate in un altro accampamento, il favore si attivi ugualmente. Comunque, tornando al video, vi salto la parte legata ai combattimenti, ma state tranquilli che vedrete la posizione anche degli altri tre accampamenti e come ovviamente portare a termine il favore. Come possiamo leggere, favore iniziato, istinti animaleschi. Andando invece a vedere la mappa, vedremo la posizione degli altri tre. Guardate, uno in questa posizione, secondo ed il terzo. Non vi metto ovviamente il video legato ai singoli accampamenti, perché vi basterà veramente andare in quella zona, eliminare i banditi e potrete proseguire. Potete utilizzare la mappa che vi ho fatto vedere per raggiungere i punti esatti. Vi mostrerò invece al video l'ultimo dei villaggi, come poterlo raggiungere, degli accampamenti, scusate. In questo accampamento ci sarà inoltre uno scontro finale. Portarlo a termine ovviamente concluderà il favore. In questo caso, hai trovato anche una mappa del tesoro. Poi all'interno del video vedrete anche l'apertura di un forziere leggendario. Comunque sia, una volta che avrete completato i vari accampamenti, possiamo leggere Covo dei Banditi, zona sbloccata. Inoltre, ragazzi, tra l'altro, se avete bisogno di aiuti per la cassa presente qua in questa zona, per la cassa Nornana, scrivetemelo pure nei commenti che vi passerò il link del video dedicato. Comunque, tornando al trofeo, tornando a questo favore, una volta completata questa battaglia, vedrete che riuscirete proprio a completarlo e ovviamente ottenere il trofeo nascosto. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto, vi lascio al resto del video, spero che vi sia stato di aiuto e ragazzi, al prossimo video! Fu lui a catturare i lupi prima che li liberaste? Non lo so. In ogni caso, la sua morte darà loro un po' di sollievo.
Hanno ancora paura? Ma non dei banditi. Non dovete avere paura. Siete al sicuro? Così. Bravi. Bravo. Brave, brave.